Penso di aver mai visto qualcuno fare un aperitivo su una moto. Veramente spettacolare. Quindi già che stai guardando questo video non hai mai visto un video del genere. Bentornati in questo nuovo video di NCH Sumo e bentornati in questo nuovo episodio di Cucinare in Moto. Oggi con questo bellissimo tempo nuvoloso, in attesa della pioggia, sperando non piova, ritorniamo a cucinare in moto. E come al solito andiamo a fare la spesa prima di tutto. Oggi mi sono attrezzato con la lista perché sennò mi dimenticavo tutto come al solito. Non vi rompo le palle dentro supermercato come l'altra volta, ma andiamo direttamente nella zona a preparare l'aperitivo. Woo! Tada, siamo tornati, ecco qua. Allora, l'unica cosa che non posso tenere nello zaino effettivamente è il ghiaccio dei drink. Quindi adesso lo metterò in questa bacinella e mi porterò la bacinella sul tagliere in moto. Già sapete che il tagliere è la svolta. Intanto, vabbè. Abbiamo Blue Mode con la sua GoPro che testerà poi il suo cibo, cioè il mio drink e il mio cibo. Quindi andiamo subito a farglielo, che qua siamo in gaina. Ok. Oh. Oh. Niente, è già caduto un po' di ghiaccio. I drink di oggi sono due. Uno è il mojito e l'altro è un Aperol Spritz. Iniziamo dall'Aperol Spritz, che è molto molto semplice. Stappiamolo. Olè. Dopo che questo è stappato, posizioniamolo, controlliamolo che non arrivi nessuno, e prepariamo il bicchiere col ghiaccio. No, il ghiaccio l'ho. Ok. Oh, oh. Guardare la strada, mi raccomando, quando fate queste cose. C'è la moto che va un botto. Devi stare tranquilla, moto. Giriamo di qua. Ah, c'ho le palle bagnatissime, congelate adesso. Mettiamo l'Aperol. Versiamole. Stai fermo lì. Questa è una challenge no gavettoni, in poche parole. E mettiamo, in questo caso, gassosa. Il giusto. Ok, un po' addosso, vabbè, fa niente. Chiudiamola. Oh, stai buono. Ora glielo portiamo e gli facciamo fare il test. Raga, guarda che equilibrio. No, per niente. Ehi, amico, il tuo primo drink è pronto, amico. Ah, yeah, non vedo l'ora di provarlo. Cazzo. Un po' inacquato? Sì. È perché non l'ho mischiato. Ecco qua il mixing spoon che mi sono comprato, le bacchette dei cinesi. Prova mo. Molto buono. Molto buono. Questo qua fatto in moto costa 15 euro. Prossimo spettacolo vi faccio i drink in moto. Costano tanto perché rischio la vita. Se questo drink è buono, un po' me lo bevo anch'io. Non bevete in moto, mi raccomando. Cazzo, se è buono. Poi passiamo agli stuzzichini, che bisogna un po' smaltire l'alcol. Ok, per questo drink invece avrò bisogno dell'aiuto del pubblico. Infatti sta arrivando con lo scooter in mio soccorso. È un drink più complesso, e anche perché, dai, vogliamo inserirlo nel video oppure no, per bene. Scusate, prima ho fatto una maranzata, mi sono dimenticato di tagliare l'arancia dentro lo spritz. Però adesso faccio questo drink proprio da Dio. Innanzitutto prendere il lime, tagliare il lime a sfettine. Oh, così è pericolosissimo. 3 fettine possono più che bastare. Nel bicchiere metterci lo zucchero di canna, la menta e gli spicchietti di lime e iniziare a pestare. Let's go! E pestate un po'. Sta andando per adesso tutto bene. No! Salvato! L'altro cazzillo di lime che abbiamo tenuto lo spremiamo dentro. Oh, oh, oh! Spremetelo per bene. Ciao! E spremeteci anche, cioè in verità andrebbe tipo spremuto non a mano, ma per bene. Sto mezzo limone, però vabbè, noi abbiamo la mano, quindi usiamo la mano per spremerlo.
Ehi amico, il ghiaccio? Grazie. Sto iniziando a sentire lo spritz di prima. Questo qua non serve, lo buttiamo. Ti ricedo questo. Ottimo. Il rum. Wow, wow. Dobbiamo girare. Dove cazzo giriamo adesso? Fammi girare qua. Fammi girare qua, fammi girare qua. Ok. E gira, Mr. Room. Ok. Arriva. È arrivato. Ok. So che non è rum bianco, ma lo facciamo con rum d'oro. Tieni il rum. Finiamo il lavoro con la gassosa e un altro tocco di menta. Oh, stati buono. No, la menta è volata. Vabbè, più o meno. Sprite, ottimo. Oh, oh, oh man, non ho le mani. Non ho le mani. Ok. Questo è un mojito fatto per bene. Lo finiamo di mischiare, che prima abbiamo spremuto tutto ed è rimasto un po' sul fondo, ma se lo mischi va a posto. Tanto mi sono lavato 70 volte, ma sti cazzi. E via, anche questo è pronto. È stato più complesso come drink da fare, però sembra molto buono, sai. Tester, assaggia. È strabuono, e non scherzo. Veramente strabuono. Secondo me ti concentri anche di più mentre vai in moto e fai il drink, per quello che viene più buono. Adesso lo provo anch'io. Let's go with the mojito. Porco due. Serviva la cannuccia, per provare, sì, il fondo. Infatti, però spacca. Poi mischiato. Preciso. NCH barman adesso. Ti piace far tutto, cucinare, NCH chef, NCH drinks. Ci sono un po' di cose che devo preparare, quindi ready to go. Inizio subito col mettere un po' di bresaola che ho spacchettato precedentemente e mangiato un po' perché avevo fame. Le mettiamo su bene, cheat, tutta appiccicata. La mettiamo qua in questo angolino. Facciamo un'ultima fetta. Opla. E via la bresaola. Giusto una fetta di formaggio, che la tagliamo in due fette di formaggio e quattro fette di formaggio. Il pane servirà per una cosa molto buona. Lo dividiamo a metà e la spalmiamo di Philadelphia, solito liquido da togliere. Ottimo. Ok, chiudiamolo e spalmiamolo per bene. Ok, ne ho messo un po' troppo, questo via. E mettiamo sopra la Philadelphia il salmone norvegese. Buono, buono. Solo che come lo apro? E lo apriamo a mano in qualche modo. Anzi, usiamo i denti. Ok, let's go. E prendiamo la fetta di salmone. Sento l'odore fin da qua. Prima fetta. La mettiamo qua. Seconda fetta. La mettiamo qui. Oh, wow, wow, siamo stati molto bravi. Cioè, molto bravo. Sempre io faccio le cose. E mancano le olive. Olive che sembrano un pacchetto di fumo. Bam. E abbiamo fatto anche il tagliere dell'aperitivo. Spettacolare. Veramente spettacolare. Chi vuole fare un aperitivo al volo, mojito e moto. E questo è l'aperitivo mari e monti. Abbiamo il monte, che è anche una cosa della città, con il nostro Aperol Spritz, la nostra bresaola e il nostro formaggio. E per il mare abbiamo le olive. No, scherzo, il salmone non è del mare. Però il mojito sì. Non penso di aver mai visto qualcuno fare un aperitivo su una moto, quindi già che stai guardando questo video non hai mai visto un video del genere. Metti like, mettine tantissimi, che arriverà il prossimo video di cucinare in moto. Magari puoi essere proprio tu avere un bel drink gratis sulla moto di NCH. Sì. Se arriviamo a 1500 like, il prossimo fortunato puoi essere te. Proprio tu. Quindi fallo ora, metti il like ora. E noi ci vediamo
nel prossimo video. Settimana prossima nuovo video, sempre alle 13 in punto. E a 1500 like puoi essere tu. Sono strafa. Bella. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.